Daniele De Vito. Buonasera, leggerò per essere breve per non rubare tempo agli altri. Andare avanti senza dimenticare. Il tempo non ha pietà di nessuno e non si può in alcun modo fermare. Passano i secondi, le ore, gli anni. Non ci si può permettere il lusso di restare fermi e aspettare. Ma si deve andare avanti e fare, facendo tesoro di ciò che ci hanno insegnato e applicare questi insegnamenti a nuove idee, progetti che sono però le nostre idee, i nostri progetti. Per altri non è così. Alcuni candidati dell'altra coalizione si sono arrogati il diritto di strutturare una campagna elettorale entrando nelle vostre case, abusando del buon nome di chi non c'è più ed esprimendo inoltre la volontà di dare continuità alla programmazione pensata ed elaborata da altri. Vorrei dire a queste persone di non vendere il nome di altri per impietosire la gente e per avere qualche consenso in più. Quando si abbraccia un progetto di questo tipo, bisogna avere idee e pensieri propri. Anche se non si è in possesso di questi requisiti, bisogna ugualmente evitare di marciarci sopra. I termini più usati in questa campagna elettorale da parte del candidato sindaco Leonardo Sabato sono stati vergognoso, vi dovreste vergognare, siete irresponsabili. Ora mi chiedo, dato che alcuni loro giovani candidati sono stati contattati all'ultimo minuto, chi dovrebbe vergognarsi? Quando proprio alcuni di loro, fino a 2 mesi fa, ne dicevano di ogni sul loro candidato sindaco e sull'attuale amministrazione. Come per magia, o forse come per contratto, hanno repentinamente cambiato opinione in merito e all'improvviso il loro sindaco è diventato un guru della politica. Noi non ci vergogniamo affatto. Da noi c'è stata dal primo giorno coerenza. C'erano altri che sostenevano di voler fare le scarpe al candidato sindaco per il bene di Bella e anche per non consegnare nelle loro mani questa comunità. Peccato che dopo il nostro non accordo gli stessi abbiano cambiato improvvisamente idea su Bella e San Cataldo. E peccato che alcuni di loro ora sostengano coloro che avrebbero voluto combattere fino a un mese fa. Quindi chi è il responsabile? Chi si dovrebbe vergognare? Noi o loro? Il signor Sabato dovrebbe comprendere che i suoi compagni, come spesso ama definire, erano i primi a rinnegarlo, fino a poco prima della formazione delle liste. E chi lo circonda in questo momento lo sa e lo sta facendo solo per protagonismo personale e non certo per protagonismo comunitario. L'elettorato tutto deve sapere questo. Noi non siamo sicuramente migliori di nessuno, ma certamente nemmeno peggiori di qualcuno. Siamo un gruppo di persone oneste, capeggiati da un candidato sindaco che sul territorio di Bella, da 15 anni a questa parte, non si era mai visto e si è distinta da sempre sul territorio bellese, non per professionalità, tenacia, grinta, educazione, garbo e tanta voglia di fare. Siamo stati, tra le altre cose, definiti lista ciambotta. Ora mi chiedo se qui a Bella piaccia di più la ciambotta o la minestra riscaldata e per giunta fatta con ingredienti scadenti. Viva la ciambotta e viva il Civico 28, grazie.